Beh, è una grande emozione, devo dire la verità, perché è una grande soddisfazione, perché sia come segreteria che come circolo ci siamo impegnati tanto, è stata una bella fatica ed è stato importante ricreare il gruppo, ricreare una vita di partito sul territorio, perché oggi veramente ci siamo limitati molto ai social e quindi avevamo bisogno di stare insieme. Giusto, innanzitutto volevo fare i complimenti al gruppo dirigente del PD di Procida per aver riportato dopo oltre 20 anni, forse 30, la festa dell'unità qui a Procida e riunirci tutti per discutere di quelli che sono gli argomenti più importanti che riguardano i nostri territori, tra cui, come diceva lei, questo tema sull'autonomia differenziata che rappresenta un grande pericolo per Napoli, la sua area metropolitana, l'allerta insulare, per la Campania, per tutto quanto il sud. Questo non perché a noi spaventa la possibilità di poter avere più deleghe nell'esercizio del governo, tra parentesi ricordiamoci che abbiamo ereditato una regione piena di commissari, l'abbiamo fatto uscire fuori dal commissariamento della sanità, del dissesto idrogeologico e di tante altre, abbiamo ereditato un comune a Napoli città pieno di debiti, invece di fare dissesto attraverso il patto per Napoli abbiamo deciso di sporcarci le mani, quindi non è questo che ci spaventa però la volontà da parte del governo di far iscrivere il sud ad una gara truccata dove noi non abbiamo nessuna possibilità di vincere perché non vengono messi tutti i concorrenti allo stesso posto nei nastri di partenza. È impossibile parlare di autonomia differenziata se non si ripristina in partenza il divario della distribuzione delle risorse che già esiste adesso.